siamo con Anne-Marie Van de Kief agli Stati Generali della Farmacia Italiana. La dottoressa è direttrice marketing di Mylan Italia e le chiediamo cosa può fare l'impresa del farmaco per migliorare il sistema salute di questo paese. Allora, abbiamo visto dai dati che sono stati rilasciati settimana scorsa che intanto c'è stato un allungamento, un miglioramento della qualità della vita dei pazienti e dei cittadini italiani. Quello che possiamo sicuramente continuare a fare è integrare i vari stakeholder del sistema sanitario, quindi mettere sempre più in contatto il farmacista, l'operatore sanitario, il paziente stesso, e anche sensibilizzare su quello che è l'aderenza alla terapia e sicuramente anche la prevenzione. Quanto incidono sulle sorti della farmacia le problematiche di questo momento, come l'ingresso dei capitali, l'uscita dei farmaci di fascia C, le parafarmacie, su questo sistema salute? Rimarrà fondamentale pensare al sistema a 360 gradi, quindi il farmacista continuerà a occupare un ruolo fondamentale come primario contatto con il cittadino italiano e quindi dovrà continuare a crescere anche in termini proprio del sistema dei servizi per il cittadino, quello che abbiamo visto anche oggi, quindi la farmacia del servizio rimane importante, bisogna crescere in questo senso. Ecco, veniamo invece al rapporto di Mylan con le farmacie. Di cosa si tratta e in che cosa è sostanziato questo rapporto? Allora, Mylan è da sempre storicamente a fianco al farmacista, abbiamo sempre creduto nel ruolo fondamentale di primario contatto con il paziente, con il cittadino italiano, anche perché per quanto riguarda proprio i medici non c'è questa possibilità di stare a contatto con tutti i cittadini, quindi è un primo punto di contatto con il paziente. Quindi siamo a fianco al farmacista, vogliamo continuare a essere a fianco, abbiamo sviluppato anche programmi come Segui la terapia e un aiuto per l'aderenza alla terapia. Abbiamo visto per esempio nel cardiovascolare che più del 50% dei pazienti non aderisce alla terapia. Ovviamente questo si traduce in prima di tutto una pessima qualità della vita del paziente stesso, ma anche nella sostenibilità del sistema sanitario. Quindi è fondamentale continuare in questo percorso.